Io adoro cantare in macchina. 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 Vero? Sì, perché comunque è bellissimo. Cioè ti metti lì, abbassi il finestrino, ascolti un po' di musica. Sei da solo, ti aiuta a rilassarti e se sei in compagnia a divertirti. Certo, vabbè, in alcuni casi forse no. Infatti credo di conoscere ben 5 tipi di persone con le quali non vorrei mai cantare in auto. Per esempio, il rocker, ovvero quel tipo di persona che ascolta solo musica rock. E tutto il resto della musica fa schifo. Quindi se provi a fargli cantare qualcosa che non sia rock, la conosci questa canzone? Non c'è verso che ti prenda seriamente. C'è una nuova auto che cambia con te. Compatta ed elegante, tecno più che mai. Puoi farla un po' più pop? Pop. La ragazza stonata, che più delle volte è piuttosto sicura di sé. La conosci questa canzone? Secondo te? E tu magari vorresti anche baciarla, ma se inizia a cantare diventerebbe un problema dirle: no, 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 ferma, sei troppo stonata. E quindi stai zitto e speri che si stanchi presto di cantare. La ragazza hip hop. Beh, la ragazza hip hop fa un po' quello che le pare. Yo, bella fra, sta a posto? Sì. Il ragazzo che non conosce la canzone, più delle volte si inventa le parole balbettando. E nei rari casi in cui invece le sa, beh, le canta fuori tempo. È lo stile che piace da personalizzare. No, ma non fa così, eh. Non, come no? No, senti. Ha lo stile che ti piace. La ragazza timida, con la quale diventa un'impresa tirarle fuori anche solo due parole. Ti va di cantarla insieme? No, cantiamola no, insieme. No, cantala tu. E alla fine si sblocca, ma solo quando è quasi finito il viaggio. Zitti, dai, levo la voce. Ti muoverai come vorrai. No, ci voleva tanto. Insomma, queste erano le 5 persone con cui non vorrei mai cantare in macchina. Certo, ovviamente alla fine l'importante non è come canti, né con chi lo fai, ma che tu ti diverta a farlo. E magari vinci anche una Peugeot 108 come questa. Peugeot 108 è un'auto da mare, non è tutta da provare. Ah, e quasi dimenticavo, se anche tu vuoi vincere una Peugeot 108, registra il tuo video e caricalo su peugeotkaraoke.it. Caffare.